Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Come avrete già capito dal titolo, oggi voglio spiegarvi come usare correttamente la copertura, perché l'errore più frequente che si vede è: ah, sono al punto A, devo arrivare al punto B, corriamo. La cosa che nessuno però nota mai, cioè quelli che fanno questo errore, non stanno attenti al fatto che se quello è il mio obiettivo B, il mio punto B che devo raggiungere, ed è una bandiera, un obiettivo, un MCOM, un qualcosa, sicuramente ci sarà qualcuno, sicuramente. E da lì, da lì, da lì, da tutta questa parte, da dietro i sacchi di sabbia, da tutti questi lati, ovunque, potrebbero esserci degli avversari pronti a spararci. E molto spesso cosa succede? Non raggiungiamo nemmeno quella salitina di sabbia e siamo già morti. Quindi il segreto, diciamo, per riuscire ad avvicinarci a una bandiera senza correre troppi rischi è usare la copertura. Ed è davvero molto molto importante. Innanzitutto la prima copertura che abbiamo, partendo sempre dal presupposto che dietro di noi, che adesso vabbè c'è il mare, però partendo dal presupposto che dietro di noi ci sia la nostra squadra e quindi non dobbiamo stare attenti al nostro retro, la primissima copertura che troviamo è questo gradino in questo caso. Possiamo usarla come copertura completa, dalla quale si può anche fare questo bel giochino qua del mirino, che io non uso spesso, però si può fare, che ci permetterà di guardare tutto qua davanti, avendo mezzo busto coperto, quindi si vedranno praticamente soltanto le nostre spalle e la nostra testa, molto molto difficile da colpire. E per di più ci darà il vantaggio che se non vogliamo correre direttamente di qua, possiamo abbassarci e, camminando lungo la parete, senza problema alcuno, raggiungere altri punti. E ad esempio, se noi guardiamo da qui, abbiamo già questa piccola box che potrebbe già essere una copertura. Molto molto piccola, ma in casi estremi la si può anche usare. Stesso giochino di prima. E facendo così si svuotano tutti i punti dove ci sono nemici. Un modo ancora più sicuro di giocare, se noi partiamo da qui, sarebbe abbassarsi, andare qua verso destra, controllando ogni tanto che non ci sia qualcuno, sparando, ta ta ta, cioè se c'è qualcuno lo ammazziamo. Sarebbe camminare lungo qua, o andare ancora più giù e correre perché abbiamo un dislivello ancora più alto, però dobbiamo stare attenti perché ci potranno comunque vedere, quindi stando sempre attenti, raggiungere questa posizione. E guardate, appena io sono qui, tutta la casa dietro è completamente coperta. Questo significa che noi non possiamo vedere i nostri avversari, ma loro non possono vedere noi. E siamo noi quelli che stanno attaccando. Quindi la cosa più importante è che loro non vedano noi. Una volta raggiunto questo punto qui, saremo al sicuro, perché di qua avremo tutti gli alleati, come ho già detto. Di là, dato che quella zona qui è fuori dal nostro obiettivo, non ci saranno molti nemici. E se ci saranno, saremo in grado di buttarli giù da qui, abbassarci, usare questo poco dislivello di sabbia come copertura per poi poter avanzare. Una volta che non c'è nessuno lì, o una volta che c'è un alleato che comunque dà una sicurezza in più a noi, vuol dire che potremmo iniziare a muoverci ancora più verso il nostro obiettivo. Ora, ci sono due lati, il lato destro e il lato sinistro. Nel lato sinistro, iniziamo dal lato destro. Al lato destro, come abbiamo detto, lì è un pochettino più rischioso, perché anche se magari c'è un alleato, potrebbero esserci ancora dei nemici, dato che il fronte lo costituiamo noi praticamente. In più, se ci sporgiamo di qua, siamo completamente scoperti a tutto l'edificio e ai sacchi di sabbia. La copertura più vicina, prossima, sarebbe quella. Questo significa che attaccando da destra noi dovremmo correre verso di là. Un tragitto abbastanza lungo, una volta che avremo raggiunto questo punto saremo al sicuro, ma se già saremo qui, saremo comunque ancora a rischio da di là. Quindi, il metodo più sicuro di attaccare anche qua sarebbe passare da sinistra. Perché? Perché da sinistra abbiamo il nostro fronte alleato e non dovrebbero arrivare troppi colpi. Corriamo e una volta raggiunto questo punto possiamo anche sdraiarci. Principalmente se noi non riusciamo a vedere l'avversario, lui solitamente non riesce a vedere noi. Ci sono soltanto alcune eccezioni. Una volta raggiunto questo punto, dovremo soltanto lavorare di copertura in copertura fino ad arrivare lì. Abbassarci, alzarci, uccidere prima quelli sul tetto, perché sono gli unici che riusciamo a vedere. Dopodiché magari allontanarci dalla copertura, uccidere quelli sul balcone. Allontanarci dalla copertura, uccidere tutti quelli. E piano piano uccidere un avversario dopo l'altro. Ora,
Questo se partiamo allontanandoci. Se noi invece prendiamo la nostra copertura da destra, dovremmo fare una cosa simile. Miriamo, affrontiamo l'angolo. Ah, riesco a vedere lì. Uccidiamo quelli che riesco a vedere. Poi ci sporgiamo di più. Ne uccidiamo un altro paio. E così uccidiamo quelli che ci stanno sparando in questo momento. Una volta uccisi, ancora non è tempo di rushare, correre, no, perché massimo qua saremmo morti. Se c'è ancora qualcuno, ovviamente. Però. Ovviamente io vi voglio insegnare nel possibile scenario peggiore. Quindi, una volta che siamo qui, dobbiamo valutare perché la copertura più vicina è quella. E girare da destra sarebbe rischioso perché lì c'è poca copertura, c'è un pochettino di copertura visiva data da quelle piantine, ma onestamente è davvero davvero poca. Invece, qua a sinistra c'è una roccia. E il modo migliore sarebbe, una volta che abbiamo un secondo libero, prendere e andare verso questa roccia qui, che è molto molto più sicura. Perché? Perché ancora saremo scoperti soltanto sul fronte alleato, e un filino qua sulla destra, ma anche lì basta girare intorno alla pietra e saremo completamente coperti anche da lì. Però sempre attenzione a tenere la testa sotto la roccia. Dopodiché possiamo avanzare verso di qua, e ancora qua se ci alziamo abbiamo copertura visiva, che è, anche se non pa se non se i colpi ci arrivano comunque, è sempre una buona cosa perché l'avversario non riesce a vederci. E una volta arrivati qui, ovviamente anche la nostra squadra ci avrà raggiunti a questo punto più o meno. Ora, viene la parte, diciamo, più complicata. Perché? Perché abbiamo tutto questo campo aperto e nel caso non avessimo una fumogena dovremmo lavorare senza di essa. Anche qua c'è sempre il modo di usare bene la copertura. Lì abbiamo copertura visiva. E abbiamo copertura visiva anche davanti. Arretriamo, entriamo nei cespugli, facciamo una corsetta e andiamo verso sinistra. Ok, qua abbiamo un'altra roccia, un'altra copertura, anche qua stessa cosa di prima, svuotiamo quello che riusciamo a svuotare e non corriamo troppi rischi. Quando abbiamo acquistato di nuovo una certa sicurezza, invece di correre di là, corriamo di qua e abbiamo una nuova copertura. Ed è così che dovete fare continuamente fin quando raggiungerete il vostro bersaglio. Ok? Qua ora abbiamo una gran visione su tutti questi balconcini che riusciamo a svuotare come non so cosa, soprattutto con un fucile d'assalto ci si mette davvero davvero poco. E una volta svuotato questo, possiamo finalmente, con un pochettino di fortuna e con un pochettino di tempismo, perché dobbiamo sempre guardare quando non ci sono avversari, correre verso la casa. Una volta che avremo raggiunto questo punto, non saremo più a rischio a livello di loro sono da una parte e ci possono sparare quando vogliamo, ma saremo a rischio per gli angoli. Innanzitutto queste finestrelle qua sono davvero un toccasana, sia per attaccare che per difendere, perché possiamo semplicemente uccidere i nostri nemici che sono qua dentro. Premetto che da questo punto in poi, se la squadra non avrà avanzato con voi, saremo scoperti su ogni lato. Questo vuol dire che dobbiamo usare la copertura, dando una priorità ai nostri bersagli. Parlerò in un altro video della priorità sui bersagli. In ogni caso, una volta arrivati qua, dobbiamo cercare di entrare per conquistare l'obiettivo. Per fare ciò, la cosa migliore è resistere, usando sempre gli stessi angoli, così controllando la zona fin quando i vostri compagni di squadra vi hanno raggiunto, perché questo vuol dire che saremo coperti da dietro. Una volta che vi hanno raggiunto, possiamo finalmente attaccare la nostra casa. E nell'attaccare la casa non intendo entrare e fare strage, intendo entrare, fare un conflitto a fuoco, magari iniziarlo da qui, vedere se è vuoto e ovviamente usare sempre gli scatoloni, così come copertura soprattutto visiva, perché vi ricordo che attraverso questi si può sparare, che è una meraviglia. Per poi affrontare le scale. Sempre il mirino deve sempre puntare dove state per andare, non deve mai puntare sempre davanti a voi in questo modo, perché così non riuscirete a vedere i vostri bersagli. Vi ricordo di non correre subito in alto, perché se correte subito in alto avete tralasciato tutto questo piano che può essere pieno di nemici. Controllate, date un'occhiata, uscite. Andate qua, guardate la minimappa è sempre importantissima in tutti i casi perché vi dice dove si nascondono i bersagli. Date un'occhiata in giro, se ci sono i vostri alleati fate fare a loro, ok, allora va bene. Ma se i vostri alleati non stanno dando un'occhiata, datela voi. Salite, stessa cosa di prima, e vi ricordo che questi cosi qua danno comunque una buona copertura se ad esempio dovete sparare di là. Abbiamo questa copertura, meno del nostro corpo loro vedono, meglio è ovviamente. E magari lanciate la granata contro la porta per fare sponda, per controllare se c'è qualcuno e fare prima. Salite, sempre usando la copertura.
queste cose di pietra come copertura, e saremo arrivati in cima. Una volta in cima, saremo in una posizione molto molto avvantaggiata. E come vedete, se io sono qua, che è il loro punto più elevato, ok? Magari uno si vuole mettere qua, però vi sconsiglio sempre di farlo perché è comunque un punto dove avete zero copertura. In ogni caso, come vedete ora dal punto più elevato, vi mostrerò le diverse tappe che ho fatto per attaccare. Innanzitutto lì dietro, dove al massimo si sarebbe vista la mia testolina. Dopodiché mi sono mosso lungo lì, probabilmente non mi avrebbero nemmeno visto, per uscire dalla casa, non da questo lato, ma da quell'altro lato, e correre dietro quella copertura, che è ottima anche da questo punto, perché ovviamente non riescono a colpirci. Dopodiché, avendo svuotato più o meno questa zona, mi sono diretto verso la prossima copertura, passando da qui, sempre la parte meno esposta ai nemici e più esposta, diciamo, ai nostri alleati. Una volta arrivati lì, mi sono ritrovato con della copertura visiva e ho fatto magari la manovra più rischiosa, diciamo, di tutto questo attacco, e cioè ho arretrato senza una copertura sostanziosa, ma soltanto con una copertura visiva, per mettermi dietro quelle piante lì. Dietro quelle piante lì ho avanzato nuovamente verso di là e una volta arrivato lì ho sparato tutti i bersagli che ho trovato di nuovo e una volta arrivati, diciamo, nel momento d'oro, in quel momento nel quale i nemici non sono affacciati e riusciamo, o comunque sono tutti soppressi e non riescono a spararci, ho fatto lo scatto verso quella copertura. Copertura magari più esposta delle altre da questa angolazione. Ma se noi vediamo, già da qui faranno fatica a vederci, dovranno saltare su qui e non avranno copertura. In ogni caso, una volta raggiunto quel punto lì, come ho detto prima, il gioco è praticamente fatto, dovremo soltanto avvicinarci qua e iniziare a lavorare verso l'alto, quindi affrontare le scale. Come vedete, anche difendendo qua c'è questa cosa qui, è sempre un'ottima copertura, ma se uno sale con l'arma già puntata, così, ta ta ta, così, pa 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 pa, prefire e lo prendiamo. Quindi, ora io vi ho mostrato come attaccare in questo caso, ovviamente non è nessuna mappa disponibile nel gioco, ma potrete usare gli stessi principi ovviamente su qualsiasi modalità e su qualsiasi mappa, perché attaccare una bandiera funziona in questo modo, attaccare una bomba funziona allo stesso modo, e vi ricordo sempre di pushare insieme ai vostri alleati e di andare dove non sono loro, perché se siete 5 sotto la stessa copertura non ha senso. Se siete in 5 sotto la stessa copertura vuol dire che state perdendo quello scontro a fuoco e vuol dire che qualcosa deve cambiare. Allora forse è meglio tornare indietro o, chi lo sa, magari attaccare. Ogni situazione è completamente diversa dalle altre e dovrete capire voi quando fare cosa. Ma queste sono le basi della copertura. Usatela quando dovete ricaricare. Non correte mentre ricaricate. Dovete avere i proiettili già pronti quando state correndo. Potete usarla per guardarvi un attimo la mappa, per sbirciare la mappa, per controllare cosa stanno facendo i vostri alleati, per sopravvivere, per far spawnare i vostri alleati. La copertura è anche quella cosa che assorbirà i colpi al posto di voi, si prenderà i proiettili per voi, in uno scontro a fuoco. Quindi essere dietro una copertura mentre sparate vi sarà di vantaggio. Ad esempio, se io ho già soltanto questo coso, che mostra comunque ancora mezzo busto, le mie gambe sono completamente coperte, io sarò comunque in vantaggio contro uno che magari è lì in mezzo. Non dovete mai, mai stare in punti simili. Non state mai fermi. Quando avete qualcuno davanti, cazzo, usate sta copertura, fate così, ta 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 ta, invece di starvene qua. Ok? Se io mi ritrovo qualcuno lì in mezzo, mi metto a sparare, vado verso sinistra, uno strafe verso sinistra, io prendo copertura, lui la perde. E questo è praticamente la base della copertura. Questo è alla fine, anzi, è tutto ciò che vi serve sapere sulla copertura. Farò un altro video simile a questo per infatti parlarvi delle priorità. Di come dare la priorità ai vostri bersagli, chi uccidere prima e chi uccidere dopo. Però per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un big like qua sotto e noi ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi, ciao!